ragazzi, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 13esimo episodio. Sì, perché il 12esimo era quello sui boss farming violento, mamma mia, abbiamo distrutto il mondo. A proposito, vi voglio dire un paio di cose. Prima di tutto, comunicazione di servizio: in basso trovate il link di Telegram, se volete chattare, sentirvi tipo su WhatsApp con me, siete spacciati per il momento, 24 ore su 24 tutti i giorni, parlare dei nostri giochi preferiti, di quello che facciamo, fare proposte di giochi, iscrivetevi a quel gruppo. Non costa niente, è gratis e potrete entrare in contatto con tutti noi e con tutti i nostri iscritti sempre. Io il cellulare ce l'ho sempre addosso. Oltre a questo, nello scorso episodio, sì, salve cellulare, penso che sia proprio Telegram. No, non è Telegram. Nello scorso episodio abbiamo allenato Eevee. Oggi ero deciso a fare il mio episodio quando ad un certo punto sono andato ad informarmi su quando conveniva usare la pietra tuono su Eevee. E purtroppo mi sono reso conto che ho fatto una gran cazzata, perché Jolteon le prime mosse le impara a livello 9. Quindi ora, avendo un Eevee a livello 39, mi sono praticamente perso le prime 3 mosse di tipo elettro. Cioè, io che cazzo mi faccio un Jolteon senza le mosse elettro? Quindi ragazzi, devo iniziare da zero. Oh mio Dio! Tra l'altro, mi hanno detto che non è possibile fare un conteggio degli EV precisi, ma devo contare quanti Pokémon crepo, faccio crepare, cioè io crepo di mazzate. E quindi, detto questo, ragazzi, io ricomincio, mi prendo un Eevee livello 1, da qualche parte ce l'ho sicuro. Allora, mi prendo un Eevee di livello 1 e ricominciamo tutta questa roba, ragazzi. Non si può fare diversamente. No, non mi dite. Devo fare pure schiudere l'uovo. Ma no, che palle. E mi ci vorrà un bel po' di tempo oggi. A meno che non entra Ice Blaster. Se entra Ice Blaster, ragazzi, faccio il passaggio di casa. Ma scusate un attimo, ragazzi, ma un Tyranitar selvatico è abbastanza raro? No, perché io proverei a catturarlo, cioè, non si sa mai. Vediamo intanto se vi resisti. Oh, quanto resisti? Sti kiwi se resisti. Avrei qualche problemino a catturare. Alerted it. Ah, ma mi ha usato Earthquake. Oh my god. Ok, il Tyranitar nemico si è addormentato. Il Tyranitar nemico sta dormendo. Io ho 128 Pokéball, gliele sparo tutte in faccia. Riuscirò a catturare un cazzo di Tyranitar. Porca di quella paletta, porca. Ok, l'ho preso un Tyranitar livello 57. Peccato che non posso usarlo. Ma che cosa siete? Cos'è? Che cos'è sta roba? Vedo. Cos'è, raga? Ah, ma questo è lo spawn! Sono sopra lo spawn, che figo! Bella questa cosa. Mi piace. Girovagando per il mondo, un pokestoppio troverò. Un pokestoppio sì, io troverò. Viva i Pokémon, tutti sono sgargianti, magici e brillanti. God che c'è more, catch. Tutti i Pokémon sono straordinari, mitici avversari. Viva i Pokémon. Guarda che c'è mo, i nuovi Pokémon. No, sono solo i vecchi qui. In effetti questa canzone non è molto aggiornata. Oh mio Dio, ho trovato un Execute. Ma quanto è bellissimo. Ciao caro. Oh, tirami fuori il Pokémon. All'istante ve lo devi tirar fuori. Ehi. Ah, Electivire non è in grado di lottare. E c'hai ragione pure tu. E tirami fuori Drowsy. Allora, Drowsy, per favore, ipnotizza. Wow. Ehi, stai bonino. Allora, ti aiuto io. Wow. L'hai ipnotizzato, vero? Si è addormentato. Ora lo pigliamo un po' a sberle.
sperando che non si, voglio dire, svegli. Dagli una sberletta. Troppo poco come sberletta, dagli un'altra. E vabbè, ma stiamo ancora in alto mare, dagli una sberla co... Mi sta menando. Mi sta menando, io qua rischio che se mi ammazza Drosi è finita. Ehi, stai attento, si è addormentato. Ok, mossa tecnica di prima. C'ho pure Execute. Madò quanto lo amo quel Pokémon, soprattutto nella sua evoluzione. Tu chi sei? Ah, sei un Electrabuzz. Salve Electrabuzz. Io già ho il suo signore più grande, un pochino più evoluto. Cioè, lei non è che lei è un cavernicolo. Cioè, non mi si incazzi però. Dai, su, non ho detto che lei è un cavernicolo. Vabbè, ho capito, lei va per la sua strada, io vado per la mia. Salve. E questa è interessante. Sì. Se volessimo far evolvere un Eevee, io mi salvo queste coordinate, ragazzi. Meno 70, 99, 245. Qui c'è una pietra per gli Eevee. Se Eevee è nel livello giusto e passa il livello farmando in questa zona, diciamo che si evolve, non mi ricordo in quale Pokémon, ma si evolve. Quindi coordinate, ragazzi, meno 70, meno 69, 99, 250. Bella questa, bella scoperta. Toh, guarda, un internet caffè giusto per giocare al mio browser game preferito qui nel bel mezzo del deserto. Certo, sì. Ed funziona. Sì, ragazzi, a parte il lag. Funziona, giuro, funziona. E vabbè, comunque qui potrei ritirare il mio... Oh, che bello Execute. Sì, va bene, ragazzi, gioco un po' al mio browser game, cioè faccio una pausetta, sapete qua. Sono nel deserto in mezzo al nulla con un sole che spacca le pietre. C'è un Magikarp, volante. Ma cos'è sta storia? Però lo vorrei catturare quel Magikarp. Mi potrebbe essere utile per fare il Magikarp zombie. Magi, non scappare, vieni qua da paparino. Non ti nascondere che ti ho visto. No, non ti nascondere. Vieni qui, bello di papà. Guarda che bello, guarda che... Girati, mi serve, infatti, vedi. Che cos'è, un Pikachu nano? Oh mio Dio, Pikachu nano! Una testa di Pikachu camminante, non ci posso credere. Ehi, ma Mr. Mime, dove capita vai? Vieni qua. No, Mr. Mime, no. Fatti catturare da zio papà. Da zio papà non si può... Ehi, Mr. Mime! Girati. Che cos'è quell'altro scricciolo? Ma perché qua ci sono i Pokémon nani? Perché? Eppure lagga, il big lag. Scusate, secondo me mi stanno piazzando le teste di Taylor dietro al sedere. Sì, vabbè, abbiamo finito? Scusi, signor uccello, mi venga giù per favore. Vorrei catturarla. Grazie. Oh, gentilissimo, com'è bravo questo uccello. No. Devi essere molto delicato. Maledizione, questo non gli fa niente di solito. E infatti... Minchia, quanto mi ha fatto male però lui! Oh, cazzaroletta de merda! Della merda de merda! Oh, porca di quella paletta! Sì, e io mo che te racconto... Allora, facciamo una cosa. Strategia Mamid. Luna Ball potrebbe funzionare di notte. Anche la Minor. Non è un Pokémon scuro. Minor, proviamo. Magari il Pokémon è minorato e si fa catturare. Non lo so, potrebbe. No, non si è fatto catturare nella Minor Ball. Anzi, è diminuita ancora di più la sua vita. Non so in base a quale principio. Perché? Perché è morto Skarmory? Perché? In effetti gli ho usato maledizione. Sono un po' pirla, non tantissimo, ragazzi, anch'io, cioè gli uso maledizione e poi mi incazzo che mi muoiono i Pokémon. E va bene, ma che Pokémon siete? Ma io vedo tante cosine colorate in giro, tu sei un Electrode, ma sei shiny? No, quello è blu shiny. E va bene, devo curarmi i Pokémon allora. Vabbè, volevo catturarlo io. Tu vieni da dietro facendo banzai. Ma che stiamo scherzando? Mi lasci per... Ma guarda te sto cornuto! Megamatic! Ma sembri una macchinetta automatica. Perché c'hai il fine del nome Matic. Comunque mi hai fregato il mio Skarmory. Ma ti rendi conto? Non si fa. No, non si fanno queste cose. Era mio. E giuro che l'avevo visto prima io, però.
Comunque, non so se qualcuno di voi l'ha mai notato, ma quei drusi così in branco sembrano tipo gli scagnozzi della mafia. Ehi, picciotti! C'abbiamo un lavoro da fare, dobbiamo uccidere qualche uccello parlante, mi! Venite più qua, venite più qua, venite, che io vi faccio vedere qual è il vero boss di questo mondo! Va bene, ok, basta. Ok, giuro che questa non la capisco. Un Pokéstop vicino a una statua di Psyduck? In base a quale principio? Anche perché Psyduck mi ispira il Psoioioi facile, no! No, Psoioioi, Psoioioi, Psoioi, Psoioi! Ma c'è qualcosa ai tuoi piedi per caso? Qualcosa che posso prendere? No. E per caso questo è un Pokéstop con delle cose bonus? No, è un Pokéstop normalissimo. Che cazzo ci fa una statua di Psyduck vicino a un Pokéstop? Boh, i dubbi della vita. C'è un altro posto un poco strano, l'isola Teschio con un Pokéstop ai suoi piedi. Però che cavolo, potreste mettere dei Pokéstop che ne so rari, che hanno delle cose carine all'interno, più carine. Ciao stupidi Magikarp, più carine delle solite cose carine. E soprattutto se io dovessi attraversare. No, ragazzi, no! Mi è venuta l'idea del secolo. Se io riuscissi a evocare un Magikarp lì dentro, lì nella lava, dovrebbe diventarmi zombie? Penso. Dovrebbe. Come lo evoco Magikarp perché non ho un computer? Dannazione. Porca di quella paletta lurida schifosa. E quest'altro che cos'è? Un Pokéstop vicino a una statua di Krabby? What the fuck? Ma cosa sono queste cose disseminate in questo mondo fantastico? Cioè, c'è della roba strana veramente in giro, eh? Veramente strana. E intanto le mie uova non si schiudono, madonna, madonna, madonna mia, madonna. Ecco ragazzi, proprio quello che non doveva succedere. Mi si è schiuso l'uovo? Ma è uscito un Pichu, porca miseria! Ma come? Ma perché è uscito un Pichu? Ma sei proprio un Pichu, sei proprio un Pichu. E io mo c'ho un Pichu e non c'ho gli Eevee. Meno male che stavo schiudendo tre uova contemporaneamente. In una delle tre dovrà uscire un cavolo di Eevee, porca miseria. L'arena. No, ragazzi, questo non me lo posso perdere. Hitmontop è bellissimo. No, Golurk. Golurk, stai buonino. Allora, dammi il mio Drowsy, o se no dovrò usare il mio Pichu livello 1. Che direi che non è il caso. Allora, mi addormenti sto Pichu? Sapete che Pichu a Lord Italia significa deficiente? Mi ha scansato la mossa, maledizione. Dai, ipnotizzalo. Dai, non è molto efficace. Porca di quella paletta. No, no. E ora che gli mando? Pichu! Scelgo te. Vai, Pichu! Tuono shock! Che cazzo ti racconto, mo? Oh mio Dio. Golurk, Golurk pian. Ah! Paralizzato! Che culo! Maledizione, non gli fare troppo male. Sì. Ok, non gli faccio più niente perché sennò questo me lo fa crepare. Level Ball. Potrebbe essere una buona mossa, visto che abbiamo circa 45 milioni di differenze di livello. Però Golurk, quando usa maledizione, si fa un male cane? Eh sì, Hitmontop è affetto da una maledizione. Attenzione ragazzi, potrei perdermi il Pokémon. No, no, no. E che culo con l'ultima Level Ball prima che morisse, cioè se fallivo quella Level Ball avrei perso il Pokémon. L'ho catturato, ho anche Hitmontop. Ma vai GG, ma che video sta venendo fuori? Cioè, volevo fare altra roba onestamente, però ormai è venuta sta roba, intanto aspettiamo sto maledetto Jolteon che si schiuda da un cazzo di uovo. Ragazzi, ho trovato un posto molto strano. C'è una statua di Charmander. Che cos'è questa zona? A parte che c'è il classico Pokéstop cioè non è proprio inutile, che sta ovunque. Qui ci sono tipo di bungalow, cioè che ci una Ender Chest? Ah, vabbè, questa è roba mia. E un Ender Chest. Qui ho visto un macchinario che era un computer con un altro Ender Chest. Posso curarmi Pokémon. GG, che culo. Vabbè, non è che voglio dire. Eevee! È uscito Eevee! Oh mio Dio! È uscito Eevee! Intanto ho fatto gli ultimi due scuregge di passi ed è uscito. Ok. E poi. Qui c'è una macchina per. È un villaggio questo. Ma che ci fa un villaggio così nel nulla? Però.
Però scusate. No, ce li ho a casa. Allora mi dirigo a casa perché è uscito Eevee. Ok, ora, io non ho mai fatto questa cosa, non ho mai dato una pietra ad un Pokémon. Non ho mai avuto Pokémon malati, diciamo. Per cui non mi sembrava il caso. Ma scusate un attimo, fatemi controllare. Ecco, questa è una natura di merda. Gli olivi che avevo allenato era una natura buona perché mi aumentava ancora di più la velocità. Ma allora, però a sto punto, ragazzi, io aspetterei che si schiude anche l'altro. Vediamo se abbiamo una natura favorevole. Cioè, è inutile sprecare la pietra tuono così ad minchiam. Oh ragazzi, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Geodude Shiny, Ge. Vieni qua, subito, vieni qua. No, ehi, no, se mi si bugga ora e perdo come ho perso Mr. Mime, vieni qua. No, ehi, dove caspita, Geodude Shiny è mio, Geodude Shiny è mio, voglio catturarlo con i miei... Le mie capacità. Si è addormentato. Tieni, beccati una botta. Piano, eh. Ah, ok, non si fa niente. Ma già sei svegliato? Riaddormentati allora. Ok, grazie. Dino, dai che catturiamo lo shiny. Dai. Sì, vabbè, io c'ho solo Pokéball. Ma pure io. Sì, ciao, è mio. Ciao. Fregati, è mio. Si è svegliato. Ipnosi, dai, bello, dai. Oh, ce l'ho, l'ho preso, non capisco più niente, c'ho Geodude Shiny, il mio primo Shiny l'ho catturato io, il mio primo Shiny. Ok ragazzi, beh, il video cambia tutto in questo video, non sarà più l'evoluzione di Eevee, vi fa cacare, cioè no, mi servi, però ho catturato il mio primo Shiny, l'ho catturato io, c'ho Geodude Shiny, l'ho catturato. Io, madonna, che bello, madonna. Oddio. Ebbene ragazzi, per oggi è tutto. Siamo partiti con un video in cui volevamo fare altro, però alla fine il magico mondo della Pixelmon di Minecraft e dei Pokémon ci ha portato verso altre strade. Intanto mi scappa il Geodude Shiny. Abbiamo catturato uno Shiny, abbiamo fatto schiudere le uova e nel prossimo episodio sicuramente io penso di allenare oltre il mio Eevee, penso che mi metterò ad allenare anche Pichu e penso che mi metterò ad allenare anche Geodude, perché voglio vedere questo Shiny come si trasforma. Il nostro primo Shiny catturato da noi, ragazzi, non ci posso credere. L'ho trovato, che cosa vuoi tu? È mio? Non ti azzardare. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, commenta e condividi il video su Facebook. Per favore, ragazzi, condividete sti cazzi di video. Volete sostenere il canale? Condividete video. Non volete sostenere il canale? Condividete video. Volete andare dalla nonna a mangiare? Condividete il video. Cioè, insomma, condividete sti benedetti video. In ogni caso, ci vediamo nel prossimo episodio. Oh, io... Oh, c'è... Guarda quanto sei sculato, Ginomix96. Cioè, alla fine del video sei riuscito ad entrarci. Ma che culo. Ci vediamo nel prossimo episodio. E... Matita, stiamo arrivando. Mi sto preparando la squadra del mondo per distruggerti. Ciao a tutti.